Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione. Oggi il tema che affronteremo è la crisi economica in cui il sistema è sprofondato in queste settimane e cercheremo di darle una lettura utilizzando il metodo del marxismo. Lo faremo con Franco Babila, che è il direttore del sito marxismo.net. Ciao Franco. Ciao. Allora, comincio con la prima domanda rispetto alle cause di questa crisi. I dati li vediamo tutti i giorni, sempre corretti al ribasso. È stata confrontata, si è detto che è la peggiore crisi, anche peggiore di quella del 1929, e questo anche il Fondo Monetario Internazionale l'ha detto ultimamente. E però tutto quello che si sente attribuisce l'inizio di questa crisi all'emergenza del coronavirus, all'inizio della pandemia e poi al lockdown. Quindi quello che ti vorrei chiedere è se è veramente stato un fulmine a ciel sereno oppure se ci sono delle cause più profonde, più strutturali che l'hanno provocata. Sì, allora, per quanto riguarda la serietà di questa crisi, sicuramente è una crisi di gran lunga peggiore rispetto a quella del 2008. Se noi prendiamo per esempio i dati della disoccupazione negli Stati Uniti, vediamo che dopo la crisi del 2008 la disoccupazione negli Stati Uniti era salita al 10%, oggi la disoccupazione negli Stati Uniti è già al 14,7%. E se questa crisi non ha per il momento ancora raggiunto la profondità e l'intensità di quella del 1929, si sta però sviluppando in maniera ancora più rapida. Ad esempio, si calcola che nel 1929 la disoccupazione negli Stati Uniti abbia raggiunto il 25%, però nel giro di 3 anni. Oggi invece abbiamo visto negli Stati Uniti solo nel mese di aprile si sono persi più di 20 milioni di posti di lavoro, nel solo mese di aprile. È un dato che non ha precedenti. È altrettanto impressionante il carattere simultaneo della crisi. Per esempio, nel 2008 la Cina era più o meno riuscita a uscire indenne dalla crisi e aveva anche contribuito in qualche modo a contenerne gli effetti. Oggi invece la Cina è pienamente coinvolta in questa crisi. Nel primo trimestre del 2020 ha segnato un meno 6,8% del PIL, e che è il primo segno meno dal 1992. Le previsioni di crescita per la Cina per il 2020 sono dell'1,2%, che è uno dei pochi paesi per i quali è prevista una crescita, dovrebbe quindi ritenersi fortunato. Però dobbiamo tenere presente che la Cina è un paese così gigantesco, così complesso, che per mantenere il suo delicato equilibrio economico dovrebbe crescere almeno del 6% all'anno. E dunque il carattere è molto più simultaneo rispetto al passato. Anche nel 1929 è vero che la crisi dagli Stati Uniti si è propagata all'Europa, ma anche in quel caso ci volle del tempo. Oggi invece il Fondo Monetario Internazionale prevede che nel 2020 il PIL pro capite calerà in ben 170 paesi del mondo, e che la perdita accumulata di PIL tra il 2020 e il 2021 si calcola sarà di 9.000 miliardi di dollari, più delle economie della Germania e del Giappone messe assieme. Sulle cause, però, rispetto alla questione che tu ponevi, va detto che il virus non può essere considerata la vera causa del crollo dell'economia. Sicuramente è stato il catalizzatore che ha accelerato dei processi che erano già in corso. Sicuramente è stato uno shock, è stato un fattore scatenante che ha fatto emergere tutte le contraddizioni del nostro sistema economico. Contraddizioni che covavano sotto la superficie, che oggi sono esplose, ma che però esistevano già da prima. È un po' come con il virus. Se il virus colpisce un organismo sano, giovane, forte, produce dei danni che però possono essere in qualche modo più facilmente contenuti. Se invece il virus colpisce un organismo anziano, malato, debole, può avere degli effetti fatali. E quindi se il lockdown, se la chiusura sta producendo questi sfaceli,
è perché ha colpito un sistema economico che era debole, che era malato già da prima. E da questo punto di vista basta guardare i dati economici del 2019, che già appunto, un anno fa, prima dell'epidemia, i dati economici parlavano di un rallentamento sincronizzato della crescita economica che riguardava il 90% dell'economia globale, anche i paesi economicamente più forti. Per esempio, l'anno scorso noi in Germania, la locomotiva di Europa, abbiamo visto un brusco calo della produzione industriale. Oppure abbiamo visto in Cina che c'era un elevato sottoutilizzo di quella che era la capacità industriale complessiva. E più in generale si vedeva un po' dappertutto, già con i dati del 2019, che la produttività era stagnando in calo un po' dappertutto. E dunque c'erano tutti i segnali di un'economia che in qualche modo aveva raggiunto i suoi limiti, che non poteva andare oltre. E in questo contesto qualsiasi shock poteva gettare l'economia nel baratro. Poteva essere una crisi delle banche, poteva essere una nuova guerra in Medio Oriente, è stata invece l'epidemia del coronavirus. Dopodiché, appunto, la vera causa non è stata questa. La verità è che siamo di fronte ad una crisi di sovra produzione. Che cosa si intende per crisi di sovrapproduzione? È un concetto che è stato spiegato da Marx nel Capitale ed è una situazione per cui noi vediamo o una parte consistente delle merci che rimane invenduta sul mercato, oppure una parte significativa della capacità industriale, del potenziale industriale che rimane inutilizzato. Marx spiegava che uno dei caratteri più contraddittori del capitalismo è proprio questo, cioè le crisi non sono provocate come in passato da una carenza di merci, da una carenza di prodotti, non è come con le carestie del passato, ma al contrario esiste una sovrabbondanza di merci e di prodotti che non riescono ad essere assorbiti sul mercato. Marx prende buona parte del Capitale per spiegare questo concetto, chiaramente io oggi qua non ho il tempo, però alcune cose le possiamo dire. Innanzitutto che nel capitalismo la merce non viene prodotta per essere consumata o goduta, ma per essere venduta, per trarne un profitto. La produzione è finalizzata alla vendita, allo scambio, non è motivata dal bisogno. E proprio per questo motivo si crea un potenziale squilibrio tra quello che viene prodotto e quello che viene effettivamente venduto. E Marx spiega che nel capitalismo c'è la tendenza ad espandere continuamente la produzione, sia per massimizzare i profitti, sia per sottrarre quote di mercato ai concorrenti. E a furia di allargare la produzione si arriva al punto in cui il mercato non è più in grado di assorbire tutto quello che viene prodotto. Le merci rimangono invendute, la produzione deve rallentare e una parte degli impianti rimangono inutilizzati. E quella di oggi è chiaramente una crisi di sovrapproduzione. La sovrapproduzione, peraltro, non è solo conseguente al calo della domanda provocato dal lockdown, perché c'erano chiari segnali di sovrapproduzione già da prima. Possiamo prendere tutti i settori economici fondamentali. Prendiamo per esempio il settore dell'auto. Ora, adesso, con lo scoppio dell'epidemia, abbiamo visto che le vendite si sono quasi azzerate. In Italia, ad aprile, si è segnato un meno 98% delle vendite. Però a livello mondiale, già il 2018 e il 2019 si erano chiusi con un segno meno, sia nella produzione che nelle vendite di auto a privati. Ma possiamo prendere, che so, il settore dell'acciaio. Oggi si dice, sono negli Stati Uniti, la capacità produttiva nel settore dell'acciaio è utilizzata al 50%. Ma in questo settore è da anni che esiste un problema di sovracapacità produttiva. Ne abbiamo parlato, per esempio, quando si discuteva della vicenda dell'Ilva. E già nel 2018 l'eccesso della produzione globale di acciaio era di 425 milioni di tonnellate. E da allora la situazione è ulteriormente peggiorata. E questo riguarda tutti i settori, anche quelli più tecnologici. So, il settore degli smartphone. Nel primo trimestre del 2020, con il lockdown, abbiamo visto un crollo del 13% nelle vendite. Ma le vendite erano già calate nel 2018, nel 2019. I computer,
il 2019 si è chiuso con una crescita nelle vendite dei computer dello 0,6%, ma questa piccola crescita è arrivata dopo 7 anni di declino costante. E già prima della crisi le analisi di settore parlavano della crescita del 2019 come di un caso isolato e prevedevano per i successivi 5 anni un costante calo nelle vendite. E poi abbiamo per esempio il caso più clamoroso, quello del petrolio. E qui abbiamo visto in queste ultime settimane le vendite crollare e il prezzo al barile non è mai sceso così in basso. Il problema è così grande che le compagnie petrolifere oramai non hanno più lo spazio per stoccare le riserve di petrolio. E peraltro è questo il motivo per cui sulle vendite di maggio il prezzo è addirittura sceso sotto zero, ha avuto un segno negativo, perché le compagnie hanno dovuto pagare per far portare via il petrolio. Tra l'altro, come se tutto questo già non bastasse, si è dato giustamente risalto alla notizia che stanno navigando verso gli Stati Uniti queste petroliere provenienti dall'Arabia Saudita che trasportano altri 50 milioni di barili di petrolio che in un mercato già saturo potrebbero dare il colpo di grazia. I produttori del Texas hanno fatto appelli di ogni tipo a Trump perché fermasse l'arrivo di queste navi. Però anche in questo caso il problema della sovrapproduzione nel settore energetico non è nato con il lockdown, esisteva già da prima. Noi abbiamo scritto un documento in occasione delle mobilitazioni sulla questione del cambiamento climatico, dove già spiegavamo che esisteva questa sovrapproduzione nel settore energetico. Per esempio gli Stati Uniti, grazie alle tecnologie del fracking che consentono di produrre lo shale oil e lo shale gas, hanno triplicato la loro produzione di petrolio nel giro di 10 anni e sono passati da essere un paese importatore di petrolio a diventare il primo esportatore di petrolio a livello mondiale. Quindi la produzione non è minimamente commisurata al fabbisogno di energia esistente, ma anzi ci sono diversi paesi che sono in competizione tra di loro per accaparrarsi le quote di mercato e liberarsi di questo surplus di produzione. Quando è scoppiata l'epidemia abbiamo visto che eravamo nel pieno della guerra del petrolio tra i diversi paesi produttori, la Russia contro l'Arabia Saudita, poi la Russia e l'Arabia Saudita assieme contro gli Stati Uniti. Alla fine, di fronte al lockdown, hanno raggiunto un accordo per tagliare la produzione del 10%, ma i prezzi sono ugualmente continuati a calare. E il problema è che le tecniche di fracking sono molto costose e per essere remunerative hanno bisogno di un alto prezzo del petrolio. E le imprese che sono legate allo shale oil potrebbero saltare. Infatti Trump sta preparando un piano di salvataggio dell'industria petrolifera americana. Sì. Quando si vedono le previsioni fatte da diverse fonti appunto sull'andamento dell'economia anche dopo la fine del lockdown, spesso c'è chi parla di una ripresa, chi mette in conto appunto che con la fine di questa fase ci sarà una ripresa. Ora, è chiaro che da un punto di vista marxista sappiamo che il capitalismo è sempre passato attraverso fasi di boom e recessioni che fanno parte del suo normale funzionamento. Ecco, rispetto a questa crisi, appunto alle previsioni che vengono fatte di una ripresa dopo il lockdown, tu cosa ne pensi? Allora, il Fondo Monetario Internazionale prevede che dopo questa brusca fase di recessione ci sarà una rapida fase di ripresa. Hanno parlato di uno schema a V, una brusca recessione e poi subito dopo una immediata ripresa. Questa previsione però si basa sul presupposto che nella seconda metà del 2020 l'epidemia sia passata e non si ripresenti, che mi sembra essere una previsione decisamente ottimista. Infatti c'è qualche economista più prudente ha parlato di uno schema a U, cioè un periodo di recessione, una lunga fase di stagnazione e poi dopo una ripresa. La verità però è che il sistema produttivo mondiale è troppo complesso, è troppo articolato, non lo puoi accendere e spegnere come ti pare, non puoi metterlo in stand-by per 2 mesi e farlo ripartire come se niente fosse. Ci sono dei costi fissi, ci sono degli investimenti che sono già stati fatti, ci sono dei prestiti che devono essere restituiti. Tu non puoi fermare le trivelle nei campi petroliferi senza far danni, non puoi fermare gli altiforni, l'industria pesante senza avere dei grossi problemi. In queste settimane, per esempio, abbiamo visto che
tutte le catene di forniture, tutte le filiere, la logistica sono entrate in una difficoltà molto, molto seria. Quindi non sarà così semplice ripartire come tutti si aspettano. E peraltro la fine del lockdown non è che risolverà tutto, perché come ho spiegato prima, non è il lockdown la causa della crisi. Il lockdown ha accentuato la crisi provocando il tracollo di questi giorni. Quindi quando magari le misure di contenimento verranno ridotte, vedremo un rimbalzo verso l'alto in alcuni settori. Ma le contraddizioni strutturali del capitalismo, i problemi profondi del sistema economico, la sovrapproduzione in tutti i settori decisivi, questi non finiranno con il lockdown. Per questo credo che la prospettiva corretta sia quella che avremo di fronte una depressione economica, prolungata. Ed è vero che nella storia del capitalismo i periodi di boom e di recessione si sono sempre, alternati. Però in proposito vorrei citare un articolo di Trotsky che si intitola La curva dello sviluppo capitalistico, in cui Trotsky spiega che il boom e la recessione sono così normali nel capitalismo che sono come inspirare ed espirare per un essere umano. Però questo non ci dice molto. A respirare può essere un atleta nel pieno del vigore fisico. Ma respirare può essere anche un moribondo che ha una malattia terminale. E quindi Trotsky diceva che dobbiamo allargare lo sguardo e guardare a quella che è la curva dello sviluppo capitalista. Per cui noi avremo fasi di curva ascendente con periodi di crescita prolungata e sostenuta, intervallati da periodi di recessione brevi e contenuti. È stato per esempio questo il caso del boom nel dopoguerra. Quella era sicuramente una fase di curva ascendente del capitalismo. Però abbiamo anche delle fasi di curva discendente, in cui ci sono dei periodi di crescita breve, asfittici, e che sono invece intervallati da periodi di crisi prolungate e profonde. E oggi siamo chiaramente in una fase discendente. Abbiamo avuto una crisi molto pesante nel 2008, che ha lasciato delle conseguenze di lungo termine. A questa è seguita quello che teoricamente è stato un periodo di ripresa, un periodo di crescita, ma di crescita molto debole, di crescita stentata. Un periodo di crescita del quale i lavoratori non si sono accorti nelle loro tasche che c'è stata questa ripresa. E dopo questo periodo di crescita asfittica abbiamo oggi una crisi devastante. Ed è questo che ci fa dire che non siamo di fronte semplicemente a una delle tante fasi di recessione momentanea, ma che siamo in un'epoca più generale di declino di crisi del capitalismo che avrà una lunga durata. C'è un altro elemento che stiamo vedendo in questo periodo, in realtà era già presente anche questo nella fase precedente, cioè l'aumento delle misure protezioniste da parte di diversi paesi. In particolare abbiamo visto, passato appunto recente, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Ora, anche qui il paragone ci porta, per me il paragone ci porta agli anni 30 e a quello che è successo dopo la crisi del 29. Ti chiedo appunto quali furono le conseguenze dell'applicazione di questo tipo di misure, cioè del protezionismo in quel periodo e quali possono essere le conseguenze oggi, che comunque con lo scoppio della pandemia ci sarà un approfondimento ulteriore di queste tendenze. Sì, è vero che le tendenze protezioniste con lo scoppio dell'epidemia non solo non si sono fermate, ma sono proseguite, si sono approfondite. Per esempio, prima dell'epidemia avevamo visto che Cina e Stati Uniti avevano siglato un accordo commerciale per porre fine alla guerra delle tariffe. Dopodiché vediamo che invece i contrasti tra Stati Uniti e Cina rimangono molto forti, come per esempio dimostra la campagna di accuse che l'amministrazione Trump sta portando avanti contro il virus creato in laboratorio dai cinesi. E con la crisi che ha colpito entrambi i paesi, questo fragile accordo, che era fragile fin dall'inizio, potrebbe definitivamente saltare. Però il problema è più generalizzato. In base ad un rapporto di metà aprile, si calcola che dall'inizio dell'anno sono stati introdotti dei limiti all'esportazione di forniture sanitarie in ben 54 paesi. E misure protezioniste sono state adottate anche nel campo agroalimentare, per esempio. I principali paesi produttori di cereali, come la Russia e il Kazakistan, hanno sospeso o contingentato le esportazioni. Lo stesso vale per i produttori del riso, il Vietnam, l'India, il Bangladesh, che hanno anche loro o sospeso o contingentato le esportazioni.
lo scopo è quello di creare delle riserve strategiche per fronteggiare l'epidemia, ma questo sta avendo grandi impatti sul commercio mondiale, sulle filiere alimentari internazionali, sull'andamento dei prezzi, e a medio e lungo termine potrebbero esserci un aumento significativo dei prezzi e delle carenze di prodotti alimentari in una serie di settori, tanto che stiamo arrivando all'assurdo che diversi paesi hanno iniziato a parlare di autosufficienza alimentare. E più in generale vediamo la tendenza di ciascuno Stato a proteggere la propria economia, le proprie aziende, a tenerle a galla a scapito delle altre. E credo che vedremo anche probabilmente delle nazionalizzazioni per provare a socializzare le perdite delle aziende private e a risanarle in attesa di tempi migliori. Quindi sicuramente il protezionismo sarà la musica, sarà la musica del futuro. Quanto alla domanda che facevi sugli anni 30, anche qui sarebbe un discorso lungo da fare. Su questo richiamo a un articolo che abbiamo pubblicato proprio sulla questione del protezionismo negli anni 30 sulla nostra rivista teorica Falce e Martello. E sicuramente anche negli anni 30 si trattava di una crisi di sovraproduzione. Però a quei tempi le politiche protezioniste contribuirono ad aggravare le conseguenze della crisi. Marx spiega che una delle armi che hanno i capitalisti per ritardare una crisi o attenuare gli effetti della crisi è l'espansione del commercio mondiale. Il protezionismo invece fa l'esatto opposto, provoca una contrazione del commercio mondiale, il che contribuisce ad accelerare e ad aggravare la crisi. E dopo il 1929 ci fu una spirale protezionista in tutto il mondo. In ben 50 paesi vennero aumentati i dazi commerciali e nel giro di 3 anni ci fu una contrazione del commercio mondiale del 25%. I più penalizzati, per paradosso, furono proprio gli Stati Uniti, che come oggi sono quelli che avevano incominciato a mettersi sulla strada del protezionismo per primi, e però furono i più colpiti. Le esportazioni americane nel mondo, nel giro di breve tempo, crollarono della metà. E le conseguenze delle politiche protezioniste saranno peggiori oggi rispetto a quello degli anni 30, perché oggi le diverse economie mondiali sono molto più collegate, sono molto più interconnesse tra loro. E, da questo punto di vista, le conseguenze di questi conflitti tra stati sono molto pesanti. E qua dobbiamo anche qui ribadire quello che spiegava Marx, cioè che i due ostacoli allo sviluppo dell'umanità, allo sviluppo delle forze produttive, sono la proprietà privata dei mezzi di produzione da una parte, ma dall'altra è l'esistenza degli stati nazionali. Noi abbiamo di fronte sempre di più dei problemi di carattere globale che non possono essere risolti all'interno dei singoli stati. Pensiamo a problemi come il riscaldamento globale, pensiamo a problemi come questa epidemia. Invece noi qua vediamo che i governi su queste questioni decisive si scontrano tra di loro, ognuno fa gli interessi delle proprie aziende, fa gli interessi della propria borghesia e questo produce delle conseguenze estremamente negative. Potrei fare tanti esempi, ne faccio solo uno, quello sulla ricerca del vaccino. È evidente a tutti che oggi avere un vaccino contro il coronavirus sarebbe estremamente utile. Però per ottenere questo risultato sarebbe necessario coordinare gli sforzi dei ricercatori di tutti i paesi, condividere le informazioni, mettere in comune le risorse tecniche, economiche. E invece noi stiamo vedendo l'opposto. Vediamo una competizione tra i diversi stati per chi arriva prima al vaccino. Perché? Per assicurarsi il brevetto con i relativi profitti. E anche perché in un contesto di scontro e competizione tra i diversi stati, il vaccino è un'arma troppo preziosa per lasciarla nelle mani di altri. E dunque vediamo gli Stati Uniti che fanno la loro ricerca per conto loro, la Cina che fa la sua ricerca per conto suo, la Germania che fa lo stesso. E questo è un problema, anche perché in questa corsa che arriva per primo ci sono delle distorsioni tremende. Trump ha detto che lui vuole che venga trovato il vaccino negli Stati Uniti entro le elezioni di quest'autunno, perché vuole venderselo nella campagna elettorale. Per accelerare i tempi negli Stati Uniti sono state autorizzate delle sperimentazioni di energia, di ingegneria genetica che fino al giorno prima erano state proibite dalle autorità sanitarie per mancanza dei requisiti di sicurezza e oggi le hanno sbloccate. Addirittura Trump ha tentato di rilevare per $1 miliardo un'azienda tedesca per avere in esclusiva l'utilizzo
in esclusiva negli Stati Uniti l'utilizzo del vaccino che stavano sperimentando. Queste sono le deformazioni che ci può portare il capitalismo oggi e questo conflitto crescente tra gli stati nazionali che ha delle conseguenze disastrose. Ecco, a proposito di questa questione degli scontri tra diversi stati, noi in realtà li vediamo anche all'interno di quella che in linea teorica dovrebbe essere un'unica entità, cioè l'Unione Europea. Abbiamo visto in realtà a più riprese anche dopo la crisi del 2008, ma vediamo forti divisioni esprimersi anche oggi, anche sulla questione dei vari strumenti per affrontare l'emergenza e la crisi con il coronavirus, il coronavirus, il ricordo di fame e quant'altro. Ora, ti chiedo qual è la natura e quali sono le ragioni di queste forti divisioni, di questi scontri che si consumano appunto all'interno dell'Unione Europea. Questa crisi economica rischia di mandare definitivamente in pezzi l'Unione Europea. A marzo c'è stato uno scontro molto duro, c'è stata una rottura plateale tra, semplificando come lo fanno i paesi del nord, l'Olanda, la Germania, e quelli del sud, l'Italia, la Spagna, il Portogallo. Perché? Perché tutti i paesi si stanno indebitando massicciamente per sostenere le loro economie. Però i paesi del nord, che hanno un basso livello di indebitamento e dei conti pubblici relativamente in ordine, è chiaro che possono indebitarsi a dei tassi molto bassi sui mercati, molto vantaggiosi, cosa che invece non possono fare i paesi del sud, che sono molto più indebitati e che dovrebbero invece pagare degli interessi molto più alti sui mercati finanziari per finanziarsi. E per esempio, appunto, i paesi del sud avevano chiesto di emettere dei corona bond, cioè dei titoli di debito pubblico europei che fossero garantiti da tutti i paesi europei. Volevano in qualche modo ridistribuire il debito, ma la borghesia dei paesi del nord non è mai stata disposta a farsi carico dei debiti dei paesi del sud. E quindi la loro posizione era quella che Italia, Spagna, eccetera, dovessero accedere agli strumenti già esistenti, senza crearne di nuovi. E tra gli strumenti già esistenti c'è anche questo famigerato MES, il fondo salva stati, però è chiaro che tutti i paesi come Italia, Francia e Spagna chiedevano che sostenevano che questi strumenti non fossero assolutamente sufficienti per rispondere alle esigenze che avevano. In effetti anche il MES, c'è stato l'accordo in questi giorni, anche nella versione light, che appena, come la chiamano, che è appena stata approvata, questo MES ha comunque a disposizione dei fondi limitati, che sono ben lontani da quelli che sarebbero le esigenze e soprattutto sono vincolati alle sole spese sanitarie per contrastare l'epidemia e quindi non possono essere utilizzati per le esigenze economiche più complessive. Ad aprile è stato raggiunto un accordo per la creazione di un recovery fund europeo. Conte ha gridato alla vittoria, però in realtà si è trattato di un compromesso davvero molto fragile che non ha fatto altro che spostare il contrasto. Per cui noi abbiamo i paesi del sud che sostengono che questo fondo debba emettere sovvenzioni a fondo perduto a favore degli stati in difficoltà, e invece abbiamo i paesi del nord che sono perché si faccia ricorso a dei prestiti onerosi. In più dobbiamo dire che in questo fondo l'entità dei fondi che ci saranno, i tempi per utilizzarli sono ancora tutti da definire e dovranno essere oggetto di trattativa tra i diversi paesi. E dunque parliamo veramente di un accordo che non risolve nulla. L'Europa rimane divisa e staccata, con un futuro quanto mai incerto. E con l'approfondirsi della crisi vedremo imporsi sempre di più le tendenze protezioniste e sovraniste anche all'interno dei singoli paesi europei. In tutto questo non è un caso che nei sondaggi abbiamo visto per la prima volta la maggioranza degli italiani spostarsi verso un'opzione favorevole all'uscita dall'Unione Europea. Finora ti ho visto come tu hai applicato tutti dire, gli elementi centrali della teoria marxista appunto per analizzare la situazione attuale. C'è un altro concetto che è centrale appunto per i marxisti sul quale in queste settimane, in questi mesi abbiamo avuto credo delle indicazioni importanti, cioè il ruolo della classe operaia nella società.
E c'è da dire che su questo anche a sinistra si è parlato più volte negli ultimi anni invece di come questo concetto fosse un concetto superato e obsoleto. Ora, cosa ne pensi invece di quello che ci ha mostrato appunto in questo periodo l'emergenza coronavirus su questo aspetto? Sì, nel corso degli anni ne abbiamo sentite di ogni. E siccome oramai c'era la finanziarizzazione dell'economia, la classe operaia aveva un ruolo completamente residuale, che siccome si erano sviluppate le nuove tecnologie, i lavoratori avevano perso quello che era il loro ruolo nella società, che siccome adesso si è diffusa la sharing economy, non esistevano neanche più le classi sociali. Tutte queste teorie sono sempre state false. Basti pensare che la classe lavoratrice non è mai stata così numerosa nel mondo. I dati sulla forza lavoro a livello mondiale parlano di 2,9 miliardi di lavoratori a livello mondiale, un numero che non è mai stato così alto. Ma non è solo il numero, è il ruolo che i lavoratori hanno nella società. E questo l'abbiamo visto proprio durante questa durante il diffondersi dell'epidemia. Si è molto parlato di attività essenziali e non essenziali, però durante l'epidemia sono stati i lavoratori della sanità, della grande distribuzione, dei trasporti che hanno tenuto in piedi la baracca. E pensiamo alle pressioni enormi che i capitalisti hanno fatto per costringere i lavoratori, anche nei settori non essenziali, a tenere aperte le fabbriche, a tenere aperte le aziende. Hanno fatto una pressione enorme. Eppure avevano tutte le loro tecnologie, avevano tutta la possibilità di continuare a fare le loro speculazioni finanziarie in borsa. Eppure hanno voluto a tutti i costi che gli operai andassero in fabbrica. Perché? Perché tutta la ricchezza in questa società è prodotta dalla classe lavoratrice. E proprio come spiega la teoria del valore lavoro di Marx, tu puoi avere tutti i macchinari del mondo, tutta la tecnologia, ma è solo con il lavoro umano che può essere valorizzato il capitale. E Marx, peraltro, definiva giustamente che anche i macchinari e la tecnologia non sono altro che lavoro consolidato. E dunque, senza i lavoratori non puoi fare dei profitti. E da questo deriva l'importanza che Marx e i marxisti attribuiscono alla classe lavoratrice e per il ruolo nella produzione, che prescinde da quello che è il livello di sindacalizzazione dei lavori, dei lavoratori, da quello che è il livello di coscienza e da tutto il resto. Ed è proprio per questo ruolo nella produzione che pensiamo che la classe lavoratrice sia l'unica forza in grado di trasformare la società. Un'ultima domanda. Abbiamo visto e continueremo a vedere un pesante intervento degli stati nell'economia. Piani importanti di centinaia e centinaia di miliardi di spesa pubblica. Anche questo è un elemento che abbiamo già visto dopo la crisi del 2008, ma che vedremo, stiamo già vedendo e continueremo a vedere approfondirsi sempre di più. Ora, i sostenitori delle teorie keynesiane vedono questo elemento come una vittoria sulle teorie neoliberiste, come un modo per poter portare avanti appunto delle politiche di ridistribuzione o comunque che vadano a favore delle fasce più disagiate della popolazione. È veramente così? Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo tipo di politiche? Beh, queste tesi mi sembrano assolutamente false. Basti pensare che per anni ci hanno detto che non c'erano i soldi per la scuola, per la sanità, per le pensioni, perché c'era il debito pubblico, perché il debito pubblico era troppo alto, perché c'era il patto di stabilità, e ora tirano fuori montagne di denaro per tenere in piedi le grandi aziende capitaliste, per tenere in piedi i mercati finanziari, per mantenere i livelli dei profitti. Quindi non so che cosa ci sia da rallegrarsi di questo. Cioè, noi abbiamo la sanità in una situazione disastrosa dove mancavano tutte le risorse essenziali, addirittura i dispositivi di protezione per i dottori e per gli infermieri, allo stesso tempo regaliamo centinaia di miliardi
alle multinazionali del petrolio, all'industria dell'auto, ai gruppi finanziari. Questo è uno scandalo, non c'è niente di positivo in tutto questo. E anzi, proprio questo intervento dello Stato dimostra oramai il carattere parassitario del capitalismo. Cioè, l'economia di mercato non regge più di fronte alle sue contraddizioni e lo Stato deve intervenire sempre più massicciamente per cercare di mettere una pezza. Ma in più, dobbiamo dire un'altra cosa, cioè questi provvedimenti che stanno adottando non funzionano e non funzioneranno. Marx spiegava che l'allargamento del credito è uno dei modi con cui la borghesia può ritardare una crisi, può alleggerire una crisi, ma non può evitare o risolvere una crisi di sovrapproduzione. Questo lo vediamo oggi. Queste politiche non sono nuove, è da anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, che le banche centrali fanno una politica di quantitative easing, tenendo i tassi di interesse vicino allo zero e pompando liquidità nell'economia per favorire una ripresa degli investimenti. Però quello che abbiamo visto in tutti questi anni è che solo una minima parte di questa liquidità è stata impiegata in investimenti produttivi. Il grosso è finita in speculazione finanziaria e il livello degli investimenti è rimasto basso. Perché? Perché le banche centrali possono stampare tutta la moneta che vogliono, ma non possono costringere i capitalisti a fare degli investimenti produttivi. I capitalisti, come dicevamo prima, investono solo se possono trarne un profitto, ma se non riescono a piazzare sul mercato le loro merci, non investiranno. Se il mercato è già saturo e una parte delle merci è invenduta, accrescere la produzione non fa altro che aggravare il problema. Perché appunto il problema non è la liquidità, non è la mancanza di credito, ma il problema è la sovrapproduzione. E questo era già vero prima dell'epidemia, il lockdown non ha fatto altro che esacerbare questo problema. E si tratta quindi di armi sicuramente spuntate che potranno avere un effetto molto limitato nel rilanciare l'economia, ma il costo e le conseguenze di questi falsi rimedi saranno molto pesanti. Il debito pubblico era già alto prima, e ora arriverà alle stelle. C'è anche chi a sinistra dice che questo non è un problema, anzi va bene così. Stampiamo soldi, facciamo crescere il debito e andrà tutto bene. Abbiamo trovato la gallina dalle uova d'oro. Ma la verità è che questo debito verrà invece, la classe dominante proverà in tutti i modi a farlo pagare alla classe lavoratrice. In che modo? I modi ce ne sono quanti ne volete. C'è qualche giorno fa è stato pubblicato un editoriale sull'Economist in cui si diceva come possiamo risolvere il problema di questa montagna di debito che stiamo accumulando. E dava tre metodi che potevano essere utilizzati. Il primo, le tasse. E sappiamo che cosa vuol dire le tasse. Mentre per i grandi capitalisti ci sono i paradisi fiscali, per i lavoratori e anche per la piccola borghesia c'è lo strangolamento da parte del fisco. Il secondo metodo che proponevano in questo editoriale era l'inflazione. Con l'inflazione riusciremo così a erodere questa montagna di debito, e anche qui sappiamo che cosa vuol dire l'inflazione per il lavoratore. Mentre i prezzi salgono e i salari rimangono invariati, questo vuol dire una perdita di acquisto, una perdita del potere di acquisto dei salari dei lavoratori, o se no la terza soluzione che prevedeva era il default, la bancarotta. E anche qui, in termini di servizi sociali, cioè, sappiamo questo che cosa vuol dire. Guardiamo anche a quelle che sono state in passato le vicende greche per capire che cosa vorrebbe dire. Quindi gli strumenti ce li hanno e li utilizzeranno. Altri editoriali, per esempio quelli del Sole 24 Ore, per quanto riguarda l'Italia, parlano di fare dei bond sociali che siano finanziati con i risparmi degli italiani. In Italia storicamente c'è stato un alto livello di risparmio, oggi un po' più basso, ma comunque esistono delle riserve da questo punto di vista, e vogliono mettere le mani su questi risparmi per finanziare il debito pubblico. Addirittura vogliono utilizzare i fondi pensione, cioè dove i lavoratori hanno messo i loro TFR, dove hanno messo una parte del loro salario, vogliono prenderli e utilizzarli per coprire il debito pubblico. E quindi noi vediamo che la classe dominante si prepara a spremere la classe lavoratrice, a risucchiare tutto quello su cui può mettere le mani pur di finanziare il debito necessario a mantenere a galla il sistema finanziario complessivo. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo deve essere completamente ribaltato. Per questo serve una rivoluzione, perché l'alternativa non può essere il keynesismo, ma l'unica alternativa possibile è quella socialista. Noi non possiamo lasciare che i settori fondamentali dell'economia restino nelle mani dei privati, che
che continuano a funzionare in base alla logica del profitto. Guardiamo il caos che è successo con i dispositivi di protezione, le mascherine. Mascherine che non si trovano, mascherine vendute a prezzi folli, mettono il calmiere dei prezzi a 50 centesimi, però le mascherine a 50 centesimi non si trovano, i produttori protestano perché non hanno margini di guadagno abbastanza, chiedono gli aiuti di Stato. Cioè, noi non possiamo lasciare l'economia in mano a gente che deve speculare anche sulle mascherine che servono per salvarci dall'epidemia. E quindi tutti i settori fondamentali, i trasporti, la logistica, l'industria farmaceutica, la grande distribuzione alimentare, il settore energetico, le fabbriche più importanti, devono essere espropriate e messe sotto il controllo dei lavoratori. Questa è la vera alternativa. Il controllo dei lavoratori è fondamentale. Noi teoricamente viviamo in una democrazia, ma in una democrazia in cui tutte le decisioni fondamentali vengono prese in base a quello che vogliono i mercati finanziari. E tutti i governi sono completamente subordinati agli interessi dei grandi gruppi capitalisti. Questo deve essere ribaltato. Sono i lavoratori che fanno funzionare tutto in questa società, come hanno dimostrato anche durante l'epidemia. Sono i lavoratori che producono tutta la ricchezza e sono loro che devono prendere le decisioni, a partire da cosa è necessario produrre e da come produrre. E se un intervento dello Stato ci deve essere, non deve essere volto a salvare le grandi aziende, ma deve servire a costruire un'economia pianificata, un'economia in cui la produzione venga organizzata in base a quelli che sono gli effettivi bisogni e non in base a i dividendi che devi distribuire ai grandi azionisti delle grandi corporation. E oggi ci sono le risorse tecnologiche per arrivare ad un'economia pianificata. E su queste nuove basi economiche dobbiamo poi porci anche l'obiettivo di abbattere le barriere nazionali e porre fine a questi conflitti continui tra gli stati che comportano solo un peggioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice in tutto il mondo. Noi dobbiamo andare verso una federazione socialista, non solo degli stati europei, ma a livello mondiale. Questo è l'unico modo per risolvere i problemi globali che abbiamo di fronte a partire dalla pandemia. E questo non è chiaramente facile, non è semplice, è una strada complessa, però noi non abbiamo alternative di fronte. L'alternativa è lasciare tutto in mano ai capitalisti e loro troveranno una soluzione, prima o poi, da questa crisi. Troveranno, cioè, finché tu non li rovesci, questi qui loro continueranno a sopravvivere e alla fine troveranno anche una via d'uscita. Ma a quale prezzo troveranno questa via d'uscita? Al prezzo di distruzione di forze produttive, al prezzo di disoccupazione, di fabbriche chiuse, di fallimenti, di abbassamento dei salari. Noi non, una volta che faranno tutto questo, troveranno il loro nuovo equilibrio e allora avranno una ripresa e va bene, ma nel frattempo avranno disintegrato la società. Noi non, ripeto, quindi o noi ci mettiamo su una prospettiva rivoluzionaria, su una prospettiva socialista, o l'alternativa è farsi trascinare in una lunga fase di depressione economica, di farsi trascinare nella catastrofe da questo sistema senile, in declino, superato, che ha dimostrato di non essere in grado di risolvere i problemi che l'umanità ha di fronte a sé, anzi ha dimostrato di essere il principale problema che abbiamo di fronte a noi. Per certi aspetti è il capitalismo la vera malattia dalla quale dobbiamo curarci al più presto. E l'unica cura, l'unico vaccino per questa malattia è quello di costruire un nuovo sistema economico più avanzato, più democratico, libero dalla logica del profitto e che sia basato sulla pianificazione e sul controllo dei lavoratori. Il tempo per questo è oramai completamente maturo e dobbiamo porci il prima possibile su questa strada. Bene. Io ti ringrazio Franco e ringrazio chi ci ha seguito in questa intervista e a questo punto vi do appuntamento ai prossimi interventi che avremo sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione. Venerdì prossimo, 15 maggio, ci sarà Marzia Ippolito che farà un intervento sullo sviluppo dell'attuazione politica e della lotta di classe negli Stati Uniti. Mentre lunedì 18 maggio avremo un'altra intervista con Enrico Duranti sull'emergenza coronavirus e come continua la lotta contro i cambiamenti climatici. Grazie.